Bentornati, nuovo appuntamento con Facciamo Finta Che. Quest'oggi l'argomento non lo voglio ancora svelare, ma voglio presentare il nostro prossimo ospite che è il professor Valentino Bellucci. Benvenuto. Benvenuti, un saluto a tutti, Come grazie. stai innanzitutto? Bene, bene, abbastanza bene nonostante quello che sappiamo nel mondo. Allora, tu sei un professore, fra l'altro penso che sia una cosa che ti hanno già detto, il professore che ognuno avrebbe voluto incontrare sul proprio percorso, perché è veramente un piacere ascoltarti e sentire quello che hai da raccontare. Beh, ti ringrazio. Io sono tanti anni ormai che lavoro nell'educazione, nella cultura con i ragazzi, sia nei licei ma anche all'università. A volte ho anche collaborato a livello universitario. E diciamo che è bello quando dai qualcosa ai giovani che possa aiutarli nel cammino, perché poi è quello che tutti noi cerchiamo, no? Quindi questo è quello che ho Bene. cercato di fare. E in questo ci aiutano un po' i mistici, la figura dei mistici. Voglio trattare questo macro tema. Cominciamo così con te e poi, come al solito, senza scaletta, abbraccio, quattro chiacchiere fra amici e vediamo dove arriviamo. Quindi parliamo dei mistici. Ok, ma è un discorso immenso. Io, diciamo, sostanzialmente mi occupo soprattutto di questo tema. Poi dopo lo collego con l'arte, con la filosofia, con la sociologia, con la psicologia, perché poi in realtà è un tema che si collega a tutta la storia dell'umanità. Perché quello che molti non sanno è che tutto ciò che di grande l'umanità ha fatto, sì, ha avuto poi risonanza con le masse, sono stati, no, dei gruppi poi che hanno recepito, però è partito sempre da dei singoli individui, da dei piccoli, diciamo, soggetti che in realtà poi hanno dato una smossa. Pensa Gandhi, quello che ha fatto Gandhi in India. Gandhi lo possiamo definire un mistico, anche se era un uomo politico. Un altro esempio in Europa, Giovanna d'Arco, una ragazzina che nel Medioevo ha capovolto una guerra, ecco, una bellissima immagine di Giovanna d'Arco. Insomma, fra l'altro, queste figure, questi mistici, uno ha un'idea data dalle religioni come un qualcosa di il santo che se ne sta lì in preghiera, si nasconde. No, no, i veri mistici si sporcano le mani, cambiano la storia, cambiano l'umanità. Ed è quello che io cerco di dire in tutte le mie conferenze, alcune si trovano anche nel mio canale YouTube, ho approfondito questo tema anche nei libri. Quindi chiedimi quello che vuoi, insomma, di questi mistici. Partiamo di qui, Io. la mia prima domanda è il perché la storia o comunque la scuola tende un po' a nascondere queste figure e laddove non le può nascondere le minimizza. Ti sei dato una Bellissima spiegazione? domanda. Sì, diciamo di sì. Io cerco di parlare sempre dei mistici ai ragazzi. Nella scuola do sempre dei modelli, perché poi alla fine uno quando è piccolo cerca dei modelli, i primi sono i genitori, no? Per forza, perché tu ti ispiri alle persone con cui cresci, che vedi tutti i giorni, però poi cerchi modelli anche oltre la famiglia, giustamente. E questi modelli li cerchi nella società, nella storia, nei libri. La società di oggi, secondo me, ha questo problema che i giovani hanno dei pessimi modelli, cioè seguono degli sfigati sostanzialmente, gente che non ha né arte né parte, ma solo apparenza. Invece se le persone, giovani soprattutto, ma anche gli adulti, seguissero come esempio, come ispirazione dei mistici, la loro vita migliorerebbe, parlo anche per esperienza personale. E a scuola non si vogliono dare questi esempi perché il mistico fa paura, è scomodo. Perché è scomodo? Perché il mistico è libero. È uno che ti insegna la libertà e la società ha paura di persone libere, non è una cosa solo di adesso, è sempre stato così, i millenni. Cioè, chi ha il potere vuole le masse schiave, se fossimo tutti come Giovanna d'Arco, i poteri forti non sarebbero più tanto forti, come tu puoi ben intuire, caro Gianluca. E fra l'altro nei poteri forti magari mettiamo anche le religioni, perché magari molti mistici sono stati proprio Assolutamente. rinnegati dalle religioni che li hanno appoggiati. Guarda, questo è semplice perché proprio perché il mistico innanzitutto va contro i dogmi. Questo in tutte le tradizioni. Per esempio nell'Islam, i sufi, che sono i mistici dell'Islam, sono meravigliosi. Vi invito a leggere Rumi, che fra l'altro, comunque, quando tu parli con un musulmano, è considerato uno dei massimi poeti dell'Islam. E
oppure Al-Ghazali, grandissimo filosofo, Hallaj, cioè grandissimi mistici dell'Islam, però questi li facevano fuori, cioè venivano bruciati, decapitati, ma anche nel cristianesimo, Giovanna d'Arco, non citato prima, è stata messa a rogo dall'Inquisizione, poi secoli dopo l'hanno fatta santa, ma prima l'hanno bruciata, almeno il corpo, ovviamente, non lei in quanto anima, però questi mistici hanno sempre dato fastidio perché le religioni non amano i propri mistici. Perché le religioni vogliono il controllo, il mistico invece vuole liberare, liberarci, darci gli strumenti per Seguendoti essere e liberi. leggendo anche i tuoi libri, so che anche i francescani, si sa poco, ma molti francescani hanno fatto la stessa fine di Giovanna d'Arco. Sì, questo non viene detto perché, per esempio, uno come Francesco era un personaggio sconvolgente. Ecco, viene sempre mostrato queste immagini che sono sentimentali, a parte il capolavoro dell'affresco che c'è ad Assisi, però di solito ci sono sempre queste immagini dei santini che lo mostrano come così, come uno un po' svampito, come uno un po' tra le nuvole, e invece assolutamente no, perché per esempio uno come Francesco era devastante per la società, perché ti insegnava a staccarti dai condizionamenti sociali ed economici. Diceva, ma tu essere uno schiavo, e lui era cioè, il più ricco d'Assisi, perché la sua famiglia era probabilmente una delle più ricche di Assisi, se non la più ricca, e lui ha ceduto tutto e ha mostrato che si poteva vivere liberamente di elemosina. E questa cosa faceva molta paura, perché lui diceva che tutti i cristiani avrebbero il dovere di fare questa scelta radicale quando tu sei troppo schiavo. E la Chiesa cosa ha fatto? A parte che anche lui ha rischiato il rogo. Poi è morto abbastanza presto, quindi non c'è stato bisogno. Però i francescani, quelli radicali, alcuni li hanno bruciati perché portavano avanti questo messaggio di povertà e del fatto che l'istituzione non dovesse avere soldi. Invece poi sappiamo bene che l'oro che c'è nel Vaticano non ce l'ha nemmeno Fort Knox negli Stati Uniti, quindi Bene, capisci, no? prima parlando di Giovanna d'Arco, mi è piaciuta una frase dove tu hai detto hanno bruciato il suo corpo, non l'anima. E quindi proprio qui vorrei arrivare, sul fatto che non siamo dei corpi con un'anima, ma siamo delle anime con dei corpi. Ecco, questo è, diciamo, tra i vari insegnamenti che i mistici ci hanno sempre dato in tutte le epoche, in tutti i luoghi del pianeta, perché poi i mistici dicono tutti la stessa cosa, ci dicono che noi siamo un essere energetico che occupa un contenitore biologico che è il corpo. Poi quando questo corpo, sappiamo, invecchia e muore, perché come ogni macchina si rompe, poi è da cambiare, l'anima cambia corpo. E poi lì c'è anche il discorso della reincarnazione, anche questa è una cosa che tutti i mistici di tutte le religioni hanno sempre parlato di reincarnazione, c'è cioè nel sufismo, nei mistici cristiani, nella cabala ebraica e ovviamente in Oriente o nel pitagorismo. E questa informazione ancora oggi fa molta paura parlare di reincarnazione, anche gli studi scientifici che ci sono. Che io invito a cercare perché ci sono studi scientifici di bambini che si ricordano le vite passate in modo dettagliato. A parte che, Ecco, ecco, Steven, questa è un'immagine questo. meravigliosa di uno scienziato incredibile, Ian Stevenson della Virginia University, dell'Università della Virginia, che ha studiato per 30 anni questi bambini, verificando che i loro ricordi sono reali, erano qualcosa di reale, questi ricordavano davvero nel dettaglio la loro vita passata, quindi tutto documentato da uno scienziato, che era uno psichiatra, lui pensava che questi bambini avessero dei problemi, che avessero dei traumi, che subissero, diciamo, dei condizionamenti, poi però ha dovuto riconoscere che invece questi ricordi erano non solo reali, perché lui è andato a verificare, ma avevano anche dei segni sul corpo, dei traumi risalenti alla ferita della morte nella vita precedente, perché poi l'anima, questa energia, reincarnandosi, può anche somatizzare il segno della ferita che corrispondeva esattamente alla ferita nel corpo precedente. E tutto questo è documentato, eh? Non se ne parla, tu capisci Mi è perché? piaciuto il Perché fatto dopo. perché quando tu dici l'ha verificato, quindi magari c'era quel bambino che dice no, ma io non ci faccio niente qua, io abito lì, io vengo di lì, io ho mia figlia lì, io e così. E allora lui, questo professore, ha preso nota dell'indirizzo di quello che lui diceva e la descrizione, addirittura con l'indirizzo esatto, lui la ritrovava nei racconti di questi bambini che evidentemente avevano del misterioso. Esatto. E tieni conto che Stevenson era uno molto scettico, voleva dimostrare che questi bambini erano malati e dopo lui stesso ha dovuto ricredersi perché di fronte alle prove, 30 anni di studio, ha detto io qui devo ammettere
che l'unica spiegazione è questa anima, questa energia, chiamala come vuoi, coscienza, ci sono ogni tradizione al suo nome, che passa come memoria da un corpo all'altro. È un po' come il software che tu lo puoi mettere in un nuovo hardware praticamente, no? Con la pennetta tu prendi i file e li metti in un altro computer, cioè così lo capisce anche un bambino oggi che cos'è la reincarnazione. Però questa cosa non si vuole far arrivare alle persone, per tanti motivi che poi, se vuoi, possiamo analizzare. Nel mio lavoro di ricerca, per farmi capire un po' la reincarnazione, mi era stato fatto notare che ogni cellula del nostro corpo si rigenera di continuo. Quella che ci mette più tempo a rigenerarsi ci mette 7 anni, quindi la parte più vecchia, la cellula più vecchia del nostro corpo, al massimo a 7 anni. Quindi un po' come un serpente, pensiamo già a quanti corpi abbiamo cambiato già solo nel corso di questa vita. Perché questa cosa è una prova anche per i più duri, perché in realtà noi ci reincarniamo già in questa vita, perché come hai detto tu giustamente, il corpo cambia, quindi il nostro corpo da neonati non è quello di quando avremo 60-80 anni, il corpo è cambiato più di una volta, quindi noi abbiamo già, in quanto anime, cambiato il corpo, già in una sola vita, e questo è già abbastanza evidente, diciamo. Però le persone non si fermano a ragionare su questo, sai perché? Perché il Vedanta ci dice che l'anima è fortemente identificata col corpo, cioè noi ci siamo talmente legati al vestito che pensiamo di essere il vestito, e questo crea parecchi problemi, diciamo. Mi piace questa cosa che Stevenson all'inizio fosse scettico, perché non è l'unico professore, dottore, specialista che con un approccio estremamente scettico in realtà poi magari gli accade qualcosa ed è colui che poi parte a fare conferenze in giro per il mondo per dire mi sono sbagliato. Sto citando quel professore che ha avuto un'esperienza probabilmente in coma tra la vita e la morte, e nel ritornare ha detto mi sono sbagliato. Sì. Beh, ci sono poi questi casi di premorte, no? Dove il cervello è praticamente morto per alcuni secondi, non c'è attività elettrica, però la coscienza invece ha avuto le sue esperienze. Questa è un'altra prova che il cervello non è la coscienza. Cosa che sta dicendo ormai da tempo Penrose, che è un fisico che ha vinto il Nobel quest'anno, lo dico spesso, io lo cito nei miei libri. Penrose è uno dei massimi fisici al mondo. Lui dice: la coscienza è una cosa, il cervello è un'altra, non sono la stessa realtà. Questo ormai bisognerebbe riconoscerlo, e quindi il materialismo è falso, quello che va avanti da secoli, perché ormai il materialismo è qualcosa che si è radicato molto, soprattutto nel mondo scientifico, e non è un atteggiamento scientifico, è solo una fede il materialismo, è soltanto un negare che c'è altro oltre la materia. Mi piace di te che definisci un po' questa società sul fatto che magari si aggrappa a dei supereroi, i film, i cartoni, i fumetti, hanno bisogno di figure altamente mistificate, quando in realtà sono capacità che i mistici hanno dimostrato essere vere, adesso magari ne parliamo anche di qualcuna di queste capacità, ma che poi, tra virgolette, in minima parte, ma sono sperimentabili da tutti, cioè tutte le persone possono ambire ad avere delle capacità in più. Allora, questo noi lo troviamo dall'alba dei tempi, nello yoga si chiamano siddhi questi superpoteri, siddhi in sanscrito vuol dire perfezione, cioè noi in realtà, cioè, in quanto esseri spirituali, quei superpoteri dovrebbero essere la nostra normalità, solo che noi nel momento in cui ci identifichiamo col corpo perdiamo, tra virgolette, si addormentano questi superpoteri, ci sono, è come uno che ha la Ferrari però la tiene spenta e se ne va a piedi, però potrebbe andare in giro con la Ferrari, e che abbiamo dimenticato che abbiamo una Ferrari nel garage praticamente. Questi supereroi sono molto interessanti, perché in realtà, siccome l'umanità ha una mente collettiva, come diceva Jung, quando tu rimuovi qualcosa, quel qualcosa non è eliminato, scappa fuori da un'altra parte. Quindi l'umanità non vuole parlare dei mistici, allora i fumetti te li tirano fuori coi supereroi, che io adoro, perché figure come per esempio Iron Man, su Iron Man si potrebbe scrivere un libro, c'è tutta la parabola di questo scienziato che poi dalla caverna viene fuori, lì c'è tutto il mito platonico, c'è la Fenice che rinasce, è questo uomo che si trasforma e si risveglia, cioè Iron Man è fantastico, sono tutte metafore, miti, perché poi alla fine sono figure mitiche, anche quella di Hulk, oppure vabbè, Doctor Strange è proprio palese, Doctor Strange addirittura va in Oriente e entra in contatto con dei maestri che gli dimostrano, uno addirittura lo fa uscire dal corpo, cioè sono film che ci danno queste informazioni, oggi lo fanno i film dei supereroi, questo dovrebbe far riflettere molto
le persone che dicono: ah, ma quelli sono fumetti. No, ci stanno dicendo la verità. Solo che per recuperare questi simboli, questi poteri, dobbiamo fare un lavoro. Questo lavoro è lo yoga. E lì il discorso diventa un po' complesso, se vuoi. Ne parliamo. No, parliamone anche perché di yoga, in realtà, fra l'altro, diamo anche un rimando alla puntata con Giorgio Cerquetti, dove abbiamo visto la puntata, cioè la parte del film del Doctor Strange, dove gli viene data la password del Wi-Fi, che la password del Wi-Fi è Shamballa, e già solo lì ce ne sarebbe tema per una puntata intera, ecco, questo come anche le puntate sono concatenate. Però, ecco, parliamo dello yoga, perché c'è giustamente una parte spirituale dello yoga che accade, poi tu mi correggerai, anche per il tantra, che molti associano al sesso, ma è una parte di quello che è il tantra. Per lo yoga è uguale, c'è la parte della ginnastica, ma è una parte di un qualcosa di molto più spirituale, che vorrei che ci spiegassi. Allora, lo yoga in Occidente ormai in realtà esiste da decenni, ma come viene ancora proposto è totalmente distorto. Perché le persone, non tutte, però la maggior parte, che idea ha dello yoga? Quello che viene proposto, cioè una pratica del corpo, una sorta di ginnastica. Quindi in realtà le persone vanno nelle palestre e fanno ginnastica e lo chiamano yoga. Cioè fanno queste posture, appunto le varie posizioni, le asana, poi fanno un po' di respirazione, pranayama, se va bene. Fine lì, finito lì. Ma quello non è fare yoga. Quello è usare queste posture che fanno bene al corpo per stare bene fisicamente e anche un po' psicologicamente, ma non è quello lo yoga. Quello è solo un pezzettino dello yoga che fa parte di un mosaico molto più grande, il cui scopo è risvegliare l'anima. Ma per fare questo tu devi andare in una scuola, diciamo, tradizionale che non ha nulla a che fare con le palestre dove fanno la ginnastica. Quindi il discorso diventa ampio e quindi in realtà le persone che vanno in giro nelle palestre non fanno yoga, stanno facendo ginnastica ispirata a una parte chiamata Hatha Yoga. Ma ci sono tanti tipi di yoga. Quello che preferisco io è il Bhakti Yoga, che è legato non al corpo, perché lo può fare anche uno che è paralizzato, ma ha a che fare con la mente. E se vuoi ti dico insomma in cosa consiste il Bhakti Yoga, certo. Tutti lo possono fare molto facilmente. Bene, e fra l'altro yoga, che è portato anche dalla figura di Shiva, in realtà anche solo con una posizione sola può essere già solo quello, si può fare con una posizione sola, quindi per risvegliare questa Kundalini, per meditare, per spegnere i pensieri, basta una posizione sola, che io ringrazio la mia regia perché vedo che è già pronta con Yogananda, e qui si apre un mondo. Il grande Yogananda, che poi fra l'altro è stato un grandissimo mistico, è stato uno dei primi che ha portato lo yoga in Occidente, negli Stati Uniti in particolare, ma anche in Europa. Lui fra l'altro incontrò poi in Germania Teresa Neumann, che era una grande mistica, ecco qui una foto meravigliosa. La Neumann aveva praticamente delle visioni, riviveva la passione di Cristo, e questo mostra che i mistici non fanno scontri tra loro, invece le religioni sì, perché le religioni devono mirare al potere, quindi si scontrano come tra partiti, invece i mistici no, i mistici dicono Dio è uno, anzi la Dea è una, quindi Yogananda e la Neumann parlavano la stessa lingua, e Yogananda disse sì, fate le posture, fate respirazione, però soprattutto cercate di sviluppare Bhakti, che vuol dire amore verso il divino, e per sviluppare amore, diciamo, i maestri di Bhakti che poi sono venuti anche dopo Yogananda, mi riferisco a Prabhupada, che fu anche un ispiratore per i Beatles, ci furono degli incontri tra George Harrison e questo maestro indiano, Srila Prabhupada, famoso col movimento Hare Krishna, proprio legato al mantra, questo mantra molto potente che consiglio a tutti, il mantra Hare Krishna, che trovate anche su YouTube, e ripetere questi suoni è molto più potente di qualsiasi posizione o respirazione, perché il mantra entra con la forza del suono e della ripetizione nell'inconscio, e questo è stato studiato sempre in America, come ha fatto Stevenson. Ci sono università che hanno fatto studi straordinari sui mantra, sul potere che il mantra ha di risvegliarci. Addirittura anche Patanjali nel Yoga Sutra dice che anche con i mantra si può raggiungere l'illuminazione, quindi la pratica dei mantra, non solo quello Hare Krishna, ma ce ne sono anche altri. Ecco, io consiglio di lavorare alle persone, no? Di lavorare con questi mantra, perché è molto potente il lavoro con i mantra. Lavoro con i mantra, e si collega anche un po' a quello che si chiama a far risuonare i corpi sottili, e quindi ci colleghiamo a un altro macro tema che a molti di voi a casa è già giunta voce, i cosiddetti chakra. Vogliamo spiegare una volta per tutte questi chakra dal tuo punto di vista?
In realtà il discorso sui chakra è semplice, ma potremmo anche parlare per anni di un solo chakra, perché dobbiamo capire bene, come tu giustamente hai detto, che noi siamo anime, ma l'anima ha vari corpi. Poi le varie tradizioni sono molto complesse. Lo yoga è molto più sintetico, dice c'è il corpo grossolano, che è quello fisico, e poi c'è il corpo energetico, il corpo più sottile, quello che l'anima si porta quando lascia il corpo fisico, con la morte del corpo fisico, è quello che sarebbero praticamente i fantasmi, i cosiddetti fantasmi, che è una copia, si vede nei film, no? La copia, diciamo così, trasparente del corpo fisico. Quello è il corpo energetico. E questa unione tra corpo fisico e energetico, e quindi con l'anima, che poi alla fine dà energia a tutte e due, perché senza l'anima nessuno dei due corpi può avere energia, perché la sorgente veramente energetica della vita dei due corpi è sempre l'anima, questa energia potentissima, e nutre attraverso queste valvole o ruote, perché chakra vuol dire ruota, è un vortice di energia, e sono quelli più importanti, sono sette, ma in realtà tutto il nostro corpo è pieno di chakra, quelli diciamo principali sono sette, e partono appunto dalla base, il Muladhara, quindi dalla zona diciamo genitale, fino ad arrivare al settimo, che è quello appunto che sta in cima alla testa, che è quello dell'illuminazione. In pratica cosa vuol dire? Ogni chakra corrisponde a delle capacità, a delle relazioni col mondo e col divino, e ogni chakra deve essere purificato, cioè noi dobbiamo lavorare su ogni dimensione, perché in realtà sono sette dimensioni. Quando noi abbiamo fatto il lavoro su tutti e sette, l'anima non è più addormentata, diciamo, c'è il risveglio. Buddha vuol dire risvegliato, colui che sa di essere un'anima, non solo mentalmente, cioè lo ha realizzato. E questo è il lavoro dello yoga. La Kundalini, quando sale, questa energia incredibile che è la Shakti, che è il divino femminile, è addormentata e sale dal primo chakra attraverso la spina dorsale fino ad arrivare al settimo. E qui ci sono delle pratiche, a volte anche pericolose, perché se tu risvegli questa energia in modo sbagliato, qualcuno è anche impazzito, perché bisogna andarci molto cauti con queste tecniche. E qui parliamo anche della, torniamo sulla raffigurazione dei santi e dei mistici, perché se il sesto chakra è il terzo occhio, il settimo è sopra il corpo fisico, quindi è la cosiddetta aureola, quindi l'abbiamo visto prima un'immagine. Eccola qua. Esatto, l'aureola dei santi rappresenta il settimo chakra che si è risvegliato, e quindi no, emana questa luce, che è una luce non fisica. Cioè, il pittore ovviamente la deve rappresentare, anch'io dipingo, però cioè, non è una luce che si vede con gli occhi materiali, è una luce sottile, una luce che va oltre queste dimensioni, però l'aureola simbolicamente rappresenta il settimo chakra, e il sesto è appunto quello, il terzo occhio, che permette la veggenza. Quando si apre questo, il mistico sa tutto di tutti, di qualsiasi cosa, quindi è onnisciente quasi, no? Questo è molto interessante, e ci sono prove di questo, cioè ci sono persone che sono state in India, io ho tanti amici che sono andati e hanno conosciuto persone che avevano questi poteri, poi se vuoi ne parliamo. Sì, entriamo anche nello specifico, facciamo anche un po' di esempi pratici di questi poteri. Certo, beh, uno l'ho citato, quello dell'onniscienza, della preveggenza, oppure curare le malattie. Nel cristianesimo i santi facevano questi miracoli di curare le malattie, perché modificavano con l'energia dell'anima il corpo sottile, quindi automaticamente anche il corpo fisico, permettendo la guarigione, i cosiddetti miracoli. E questo è molto interessante, perché poi alla fine questo potere per l'anima è come una sorta di sottoprodotto, perché poi in realtà la natura dell'anima è quello di essere eterna e gioiosa, e quando tu sei eterno e gioioso i poteri non ti interessano nemmeno, capito? Quella è la cosa paradossale, che il mistico può fare qualsiasi cosa, potrebbe anche vincere all'otto, ma non gliene frega niente, capito? Invece magari a noi sì, ma non sappiamo come fare, perché il nostro ego, questa identificazione egoica col corpo, ci blocca questa visione, questi poteri. Non so se hai visto Watchmen, è un film interessantissimo, dove c'è la figura del dottor Manhattan, che lui potrebbe fare un sacco di cose, ma una certa lui si distacca e viene accusato, gli dice a te non frega proprio più niente, tu potresti bloccare, fare tutto, ma tu sei su un altro livello. E questo, esatto, è interessante. Lui è,
Sì, perché Dottor Manhattan in quel fumetto straordinario, il film poi alcuni lo hanno criticato perché, per tanti motivi, adesso poi quelle critiche cinematografiche, anche se è un film da vedere, però il fumetto è incredibile, perché la figura del Dottor Manhattan, rispetto agli altri, che in realtà sono persone normali, non hanno superpoteri, hanno delle capacità normali o comunque forza, però non hanno la divinità, cioè Dottor Manhattan praticamente diventa un semidio sostanzialmente. E questo è straordinario, perché poi, fra l'altro, anche questo colorito azzurrognolo, che anche qui è copiato comunque dall'India, perché non è un caso che ha quell'aspetto, dottor Manhattan, è preso da Shiva, da Krishna, che hanno questo aspetto bluastro. Quindi sono sempre riferimenti ai mistici in questi fumetti, come dicevamo prima. E dottor Manhattan è andato oltre, ha trasceso la condizione umana. E quindi poi lì dipende dall'anima se restare qui e aiutare gli altri oppure andare oltre. Poi dopo quella è una scelta delle anime illuminate se andarsene o restare qui per aiutare, diciamo. Colgo anche l'occasione perché vediamola anche un attimo, perché facciamo vedere se Shiva, se è già pronta, la nostra regia la può mandare. Però rispetto a Shiva, che è una figura di cui parleremo, il dottor Manhattan è un po' anche l'anello di congiunzione, perché il terzo occhio viene rappresentato come una cellula, quasi a fare da anello di congiunzione tra la mistica e la scienza, la fisica quantistica, che sono molto in relazione, l'abbiamo scoperto grazie ai tuoi libri. Guarda, io proprio mi dedico a questo da anni. Ho fatto un libro che è appunto La saggezza di Shiva, dove ho analizzato questo, proprio questo, che tutto quello che dice lo yoga, il Vedanta, corrisponde con quello che dice la fisica più avanzata, sia a livello subatomico, ma anche a livello, diciamo, di cosmo, di universo, di multidimensioni, di più universi. E vi invito a leggerlo perché ovviamente non posso sintetizzarlo perché è un discorso enorme, però sappiate che tutto quello che la fisica, che Einstein ha scoperto negli ultimi 200 anni, è già presente in questi testi indiani che si chiamano Purana. Io fra l'altro ho curato anche una traduzione nella saggezza di Shiva, ho fatto un saggio dove mostro queste consonanze. Poi però ho anche curato il Vishnu Purana, che è uno di questi testi sacri pubblicato dalla Mimesis, è un testo di 500 pagine, però si legge tutto d'un fiato, perché sono storie di questi mistici meravigliosi, meravigliose veramente, sono straordinari e ti cambiano la vita. E Abbiamo leggere questi citato libri. Einstein e quindi insieme a Nikola Tesla sarebbe interessante approfondire anche i loro maestri spirituali e magari da chi sono stati influenzati. Allora, Einstein lo disse in un'intervista a una radio francese, disse: tutti elogiano me, ma io sono solo un piccolo scienziato. Invece chi è veramente grande è il mio maestro, Peter Denov. Einstein parlò di Peter Denov, che era il maestro di Ivanov, che è stato un grande mistico bulgaro che poi si trasferì a Parigi. E in italiano è tradotto solo un libro di Peter Denov, che era un mistico bulgaro che faceva guarigioni, guariva i bambini dalla leucemia istantaneamente, con la forza della preghiera. E Einstein si rifaceva quindi alla mistica cristiana, però che non ha nulla a che fare con la Chiesa, assolutamente nulla. Perché i preti, anzi, perseguitavano questo De Nove, la chiesa ufficiale, ovviamente, perché questo faceva i miracoli, loro no, mi dava fastidio. E Einstein quindi si rifaceva a Peter De Nove, e lo stesso Tesla era un veggente. Tesla l'ha sempre detto, le sue teorie non nascevano da un ragionamento, lui aveva una visione, gli appariva la verità, diciamo così, come un'immagine, come quando tu mediti, ti appare un'immagine, e lui da quell'immagine ricavava la verità sull'energia, su tutto quello che poi lui ha sviluppato e che non viene detto a tutti, perché no, avremmo risolto tutti i problemi energetici. Quindi Tesla aveva questa. Dimmi. Quello che si chiama canalizzare, no? Quindi si è strumento. Esattamente, sì, ma in realtà questa è una cosa che loro si portano dietro da tante vite, perché uno così non viene fuori così dal nulla, cioè vuol dire che Tesla in altre vite ha fatto un lavoro. Ma c'era anche un matematico indiano che poi andò in Inghilterra, ci hanno fatto un film con Jeremy Irons, si chiama L'uomo che vide l'infinito, esatto, Ramanuja. Srinivas Ramanuja, che poi invito a vedere questo film, che ha avuto meno successo di Beautiful Mind, che è comunque un bel film, sempre di un matematico, però questo meriterebbe altrettanto successo, perché questo matematico praticamente vedeva queste equazioni, cioè lui pregava la dea,
il divino femminile, Lakshmi, Durga, insomma tanti nomi, lui pregava la dea e la dea gli mandava queste visioni di equazioni e lui non sapeva dire, quelli praticamente all'università gli chiedevano: ma tu come sei arrivato a questa equazione? Tu mi devi dimostrare tutti i passaggi. E lui ha detto: no, io sono arrivato direttamente all'equazione finale. E per loro era inaccettabile, capito? Poi oggi alcune di queste equazioni ci aiutano a capire i buchi neri dopo decenni, quindi capisci che il divino non è uno scherzo, non è questione di ignoranza o fede cieca, ma è un lavoro molto 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 complesso. Anche se quando si parla di mistici, in realtà bisogna subito precisare che in giro ci sono tanti ciarlatani, che queste cose sono vere, ma i molti ciarlatani fanno un danno a questa realtà. I falsi guru, sai che anche i Beatles incontrarono dei falsi guru. Adesso non voglio fare i nomi, però all'inizio erano andati in India, hanno trovato uno, poi questo qui chiedeva soldi, pare che avesse poi messo anche le mani addosso a Mia Farrow, che anche lei era andata in questo ashram, e John Lennon prese e se ne andò via la mattina dopo. John Lennon ebbe uno scontro con questo falso guru e lui gli disse: John, ma perché stai andando via? E John Lennon gli disse: se sei così cosmico lo dovresti sapere. E quello è rimasto zitto, mi guardò come se volesse uccidermi. E il falso guru però lo vedi, perché c'ha l'ego, perché in realtà ti chiede delle cose. Il vero guru, il vero mistico, non ti chiede nulla, non ti chiede soldi, non ti chiede sesso, soprattutto perché molti di questi ci marciano parecchio. E quindi in realtà, come diceva Yogananda, dobbiamo distinguere l'oro vero da quello falso, e se c'è quello falso vuol dire che da qualche parte c'è quello vero. E questo, insomma, è una cernita che va fatta. Prima abbiamo parlato dell'illuminazione, del nirvana, del samadhi, ecco, e voglio che ci racconti come poi questa energia cambia anche la materia, cambia il corpo umano, perché il corpo di questi mistici è teoria di tutte le poi i nostri studi e tutte le nostre puntate, tutti ci raccontano, i corpi di questi mistici continuano a emanare energia, anche dopo la morte. Assolutamente, poi ci sono casi diversi, ovviamente nei santi cristiani si parla di questi corpi che non si decompongono, ma Yogananda rappresenta lo stesso caso, e Yogananda è documentato, parliamo degli anni 50, non parliamo di secoli fa, dove uno può dire sì, va bene, nel Medioevo, chissà cosa hanno fatto. Beh, Yogananda, cioè lui lasciò il corpo, se non ricordo male, a San Francisco, comunque in California, e quello dell'obitorio disse: questo corpo non si decompone. Eppure è biologicamente impossibile, e non riusciva a spiegarselo. Yogananda lo spiegò: siccome col samadhi, con l'estasi, l'anima, che è energia, cioè qui è un discorso scientifico, è energia, quando l'anima si risveglia pompa molta più energia e ricarica le cellule talmente tanto che anche quando se n'è andato ha talmente caricato di energia le cellule che queste continuano a reggere anche dopo che l'anima se n'è andata. Questa è la spiegazione, per cui non caso Yogananda o di altri mistici il corpo non si decompone o addirittura manifesta delle cose straordinarie, perché trasforma anche a livello genetico. Sarebbe interessante vedere anche il DNA di questi mistici e scopriremo delle cose molto interessanti. Mi pare che ci siano anche degli studi su questo, ovviamente non se ne parla. Mi è piaciuta perché giustamente io ho parlato di morte, tu più correttamente hai detto ha lasciato il corpo, perché il mistico, c'è anche proprio una tecnica di meditazione profonda in cui decide lui quando lasciare il corpo. Sì, si chiama Mahasamadhi. Nel Mahasamadhi tu decidi: domani alle 5 io lascio questa dimensione, come uno che decide domani vado a fare la spesa. E questo in realtà lo potremmo fare tutti se avessimo questa consapevolezza, questo lavoro, perché ripeto, siamo tutti qui per fare questo nell'universo, non solo su questo pianeta, perché noi siamo molto concentrati, quello che sta succedendo in Italia, nel mondo, gli Stati Uniti, ma in realtà noi apparteniamo all'infinito, cioè ci sono altri pianeti, galassie, chissà quale altre civiltà ci sono, e nei Purana si parla anche delle civiltà di altri pianeti, oltre che del mondo spirituale, oltre lo spazio e il tempo. Quindi io invito le persone ad andare oltre la piccola visione che la televisione, le televisioni, non questa, quindi ti ringrazio perché tu stai facendo un grande lavoro, quello che dovrebbero fare le grandi televisioni, ma sappiamo bene a chi sono in mano, e quindi loro cercano invece di rimpicciolire la mente, ma la nostra mente dovrebbe essere uno strumento dell'anima, dell'infinito, come nel caso del matematico indiano. Quindi sì, noi dovremmo sempre andare oltre
capita, ovviamente, lo capisco, che nella quotidianità legati al corpo noi dobbiamo fare i conti con dei problemi, ma vi assicuro che quando noi ci colleghiamo con l'infinito, e questo lo dice anche il Cristo, appunto Yoshua, detto Gesù, nel Vangelo, quando tu ti concentri su quello, ti si risolvono anche i problemi materiali automaticamente. Questo lo posso testimoniare per mia diretta esperienza, ma anche altre persone, quindi questo è il punto fondamentale. E qui ci ricolleghiamo anche a un lato di sensibilità che tutti, anche chi ci segue da casa, può avere, che è la sensibilità verso ogni forma di vita. E questo compare anche nei mistici, e tu lo spieghi molto bene, sì. Quindi il rapporto con gli animali. Questo è fondamentale. Io stesso, ecco, parlavo di mia esperienza, cioè il fatto di risvegliarsi dal punto di vista dell'anima e quindi di superare i condizionamenti sociali, che poi sono anche poi alla fine quelli alimentari, perché se tu cresci, non so, in una tribù di cannibali, tu cresci cannibale, ma non per cattiveria, perché per forza, perché noi facciamo quello che ci viene educato, no? Le persone ti educano, tu limiti, perché l'essere umano, come anche altri esseri, tende a imitare. Questo è il punto fondamentale. Però quando una persona inizia a praticare yoga seriamente, questi condizionamenti cadono. E nel mio caso, per me era impensabile smettere di mangiare carne, cioè smettere di mangiare gli animali. È una cosa che è avvenuta in pochi mesi con la pratica dei mantra. E il vegetarianesimo, Yogananda ne parlava spesso, è una delle prime tappe, appunto, della vita mistica. Perché appunto l'essere umano non può farne a meno, quindi fai meno violenza a queste anime, che sono anime come noi, solo il corpo è diverso. Se vuoi possiamo parlare, appunto, no, il percorso che l'anima fa nelle varie specie fino ad arrivare alla forma umana. Però cioè, anche lì c'è un nostro fratello, soltanto che ha un corpo di maiale, di mucca, una consapevolezza comunque sia. Poi ci sono vari livelli a seconda della specie, anche lì c'è tutto un discorso da fare. E qui ci vengono in aiuto i bambini, perché io ho una figlia di quasi 5 anni. Guardando i bambini e come si relazionano con gli animali, si capiscono tante cose. Ecco, e anche il fatto che molti mistici parlassero con gli animali, e io porto... Bravo, questo è un altro potere. È un altro potere questo di comunicare con gli animali, perché il mistico, siccome è un'anima risvegliata, vede l'anima e comunica con le altre anime, quindi può comunicare con qualsiasi essere vivente. Francesco d'Assisi, appunto, comunicava con gli animali, ma anche Pitagora. Pitagora aveva lo stesso potere, perché è una siddhi, è una delle varie siddhi che l'essere umano può sviluppare, di comunicare con gli altri esseri viventi. Quindi questo è un potere molto molto importante. E ovviamente, no? Tu pensi a queste persone che hanno avuto questa consapevolezza, i bambini ce l'hanno spontaneamente, perché in realtà il bambino, l'anima in quel livello, poi tu stesso, no, lo vedi, l'hai appena detto, è puro perché fino a una certa età, poi dopo gli 8-9 anni la cosa cambia, perché iniziano a venire fuori i condizionamenti delle vite passate. Quelli non vengono fuori subito, vengono fuori dopo una certa età, e nei primissimi anni ancora l'anima è abbastanza limpida, cioè ha la capacità di essere meno condizionata. Poi ovviamente vengono fuori i condizionanti dell'inconscio, che si risvegliano, e poi ovviamente la società. Però nel bambino, nei primi anni, noi vediamo, ci sono alcuni dicono che i neonati in realtà hanno la telepatia, hanno la capacità di sentire gli altri telepaticamente, però ovviamente non lo possono dire perché sono neonati. Ma tu pensa che anche nella pancia della madre ci sono studi su questo, nei primi mesi, cioè in realtà noi registriamo tutto, hanno fatto anche qui degli studi su donne che erano incinte, e queste donne che hanno ascoltato durante la gravidanza Mozart rispetto ad altre madri, questi bambini hanno imparato a leggere e a scrivere più velocemente. Questo per dire quanto è potente il suono, la musica, per risvegliare la coscienza delle anime. Quindi il principio era il verbo. Esattamente, il logos. Logos vuol dire mantra, perché poi alla fine il logos cos'è? È l'om, A-U-M, questo è il logos, e l'om è il mantra, l'assoluto in forma sonora, questo è l'om sostanzialmente. Vi invito anche a cercare i video di come il suono cambi la materia, lo si vede spesso con magari con dei granelli di sabbia, lo si può trovare. Ecco, io porto l'esempio di alcuni amici che sono stati in India e mi ha detto lì, se non l'avessi visto con i miei occhi non ci crederei, ci sono delle persone, dei guru, che parlano con i corvi, ma ci parlano proprio, nel senso, quindi anche la figura del corvo andrebbe approfondita.
Assolutamente, ma un mistico può parlare anche con gli atomi, perché poi in ogni atomo c'è il cosiddetto paramatma, che è la coscienza divina, cioè la coscienza è in ogni atomo. Quindi non solo parlano con gli animali, con le piante, ma anche con i sassi, il mistico può parlare. Questo per il materialista è impensabile. Quindi anche lì, quanto è più ricca la vita della mistica? Cioè la mistica, il misticismo ci dà una vita molto più ricca e invece il materialismo ce la impoverisce. Per questo questa società è messa male. Quindi noi dobbiamo veramente cambiare questa cosa. Dobbiamo cambiare, magari siamo anche alla fine di un periodo storico che... potremmo essere verso la fine del Kali Yuga, e quindi magari proprio nel momento in cui tutto si dà per perso, magari si comincia a pensare al dopo. Sicuramente siamo in un ciclo all'interno, secondo altri maestri, del Kali Yuga stesso, perché poi ci sono dei sottocicli. Kali Yuga ha avuto inizio 5.000 anni fa, infatti se tu vedi gli ultimi 5.000 anni sono un disastro e oggi siamo al culmine del disastro. E l'umanità un po' oggi è costretta a cambiare, no? O con le buone, come si dice, o con le cattive. Sarebbe meglio cambiare con l'intelligenza, perché se no ci pensa il karma con delle lezioni più dure, ma sempre per il nostro bene. Se l'umanità inizierà ad affrontare la conoscenza, a cercare questa vera conoscenza, andando oltre le ideologie occidentalizzanti del materialismo, le balle che ci hanno raccontato finora scuole, università, accademie, iniziare a leggere questi testi che hanno cercato di tenere nascosti, perché lo voglio dire, cioè molto faticoso proporre Purana agli editori. Gli inglesi hanno tradotto tutti questi testi in inglese, ma non li hanno fatti arrivare alle scuole, se li tenevano per pochi. Cioè erano cose per studiosi universitari. Jones, William Jones, uno dei primi traduttori di questi testi, disse in una lettera che io cito nei messaggi: noi non dobbiamo assolutamente fare arrivare queste cose al popolo, perché sennò la nostra civiltà occidentale è finita. Perché sennò le persone si svegliano. Quindi ecco perché io martello su questo, perché se vogliamo veramente la fine del Kali Yuga, Kali Yuga può finire anche domani se l'umanità si sveglia, cioè dipende da noi, capito? Perché poi alla fine gli yuga sono cicli materiali, ma se noi andiamo oltre la materia trasformiamo anche il pianeta, e sarebbe bello, no? E per chi ci chiede magari qualche primo passo, prima abbiamo toccato l'alimentazione, ma ci torniamo, perché ci sono dei mistici che magari si nutrono di prana e non mangiano più niente. Ci vuoi portare qualche esempio? Sì, è un caso, io cito spesso ai miei studenti, che oggi è studiato, di un uomo che si chiama Prahlad Gyani, che è stato studiato, ovviamente non mangia da 80 anni, non beve nemmeno, e sta benissimo sostanzialmente. L'hanno studiato, cioè lui ha lo stomaco completamente, non usandolo, atrofizzato, eppure vive. Hanno analizzato il suo sangue, ha i valori perfetti, l'hanno anche monitorato per settimane con la telecamera, hanno visto che questo non mangiava e non beveva. Per la scienza ufficiale questo è impossibile, però questo uomo lo dimostra, e non stiamo parlando di un film, cioè stiamo parlando, eccolo qui, ecco, Prahlad Gyani. Eccolo, ecco, guardate anche gli occhi di queste persone risvegliate. Fra l'altro la sua storia è molto interessante, perché uno potrebbe dire: ma come ha fatto a avere questa siddhi? È un dono, perché a volte le siddhi sono anche un dono fatte dalla divinità. Lui disse che da bambino la dea gli apparve e gli donò questa siddhi per far vedere alle persone che noi non siamo il corpo, per andare oltre il materialismo. Gli disse: ti do questa siddhi che tu potrai vivere senza mangiare bene. Questo è un caso, ma ci sono anche mistici anni che non mangiavano. E questo ovviamente è un caso estremo, però il cominciare a non mettere immondizia nel nostro corpo è un inizio, quindi cibo, spazzatura... Sarebbe un bel inizio, caro Gianluca. Sì, perché non basta essere vegetariani, bisogna anche mangiare in modo sattvico, mangiare molta frutta, verdura, ovviamente biologiche, perché è inutile che sono vegetariano e poi prendo roba con i pesticidi. Cioè, e qui c'è tutto l'Ayurveda, che è una scienza millenaria, no? La medicina indiana, vedica, dove la base è l'alimentazione, e anche della medicina cinese. Cioè, sostanzialmente, la salute è legata al 99% a quello che noi mangiamo. Non solo quello che mangiamo con la bocca, Alimentazione vuol dire tutto quello che entra in contatto con i sensi. Quindi non solo il cibo fisico, ma anche quello che sentiamo, quello che vediamo, quello che odoriamo. Cioè, capisci, il nostro corpo è veramente il tempio dell'anima. Cioè, noi dovremmo far entrare nel corpo solo cose sattviche. E qui c'è tutto un discorso sui guna che, insomma, meriterebbe una puntata a parte. Quindi, come vedi, stiamo aprendo parentesi e avremo modo di approfondire. Ma io mi unisco anche a quello che si percepisce. Hai presente un po' quando si dice: ma io quella persona, cioè, ho bisogno di cambiare casa, cambiare vita, perché percepisco la negatività. Lo dicono in molti,
magari non sanno bene, ma esiste tutto questo. Certo. Beh, poi soprattutto i bambini a volte sentono, hanno questa sensibilità, no? Non gli piace un certo posto, sentono una brutta vibrazione, perché poi tutto quello che avviene lascia uno strascico energetico. Le persone sensibili sentono in un luogo cosa è successo, se cose positive o violenza, perché tutto quello che avviene lascia una sorta di impronta. Ecco, questo è molto importante dal punto di vista energetico. Io ci Certo, lui la tengo sente. anche, mi piace un sacco anche come tu porti avanti queste teorie, perché io sono per il libero arbitrio e mi piace anche il fatto di mettere il seme, magari in chi ascolta, a chi magari sa che io sono vegetariano da tanti anni, mi chiede: no, ma quindi tu ti dà fastidio se io mangio carne vicino a te? Io dico sempre: no, chi vuole provare, il consiglio che ho dato a degli amici è: tu, anche solo per salute, stacca la carne. E il pesce, tutti gli animali, staccali per 5-6 mesi. Poi, se ne senti la necessità, torna pure a mangiare. Ma molti mi dicono che poi il solo odore gli dà la nausea. Quindi questa cosa potrebbe anche essere un po' esportata. Quindi ognuno deve decidere per sé, non bisogna imporre Assolutamente. niente agli altri. No, Quindi ma non funziona perché noi siamo comunque legati dai treguna, cioè noi siamo veramente come dei burattini. La favola di Pinocchio, si potrebbe fare una puntata solo su Pinocchio, che non è una favoletta per bambini, ma è una scuola iniziale. È un testo esoterico, Collodi era un iniziato, conosce Verosa Croce, c'è la Cabala, c'è l'alchimia, c'è tutto in Pinocchio, è una storia pazzesca. Pinocchio è ognuno di noi siamo dei burattini mossi da tre fili. E come dire a un burattino, no, tu muoviti come vuoi. No, se uno non riesce a tagliare quel filo, non può smettere di mangiare la carne. Tu gli puoi far vedere anche i video dei mattatoi tutto il giorno, in realtà li rimuove. Ma se tu fai quel lavoro che abbiamo detto prima, cioè gli dai lo strumento e gli dai quel seme, poi in questa vita, nelle prossime, automaticamente prima o poi Pinocchio si libererà da solo, però deve nascere in lui il desiderio, come nella fiaba, cioè Pinocchio decide lui se seguire la fata turchina o il gatto e la volpe. Sono due storie diverse dopo, capito? Però a forza di fine, dopo sì, cambi fra l'altro, per forza. nei grandi media, quando si parla di veganismo, di vegetarianesimo, invitano sempre dei personaggi troppo violenti, a parer mio, che ottengono l'esatto effetto opposto e comincia a pensare che Ma non non sia casuale, perché chi va in giro a dire Ora. agli No, altri cosa devono fare, uno già solo per istinto ci si allontana. non funziona. Tu devi proporre qualcosa che risveglia la coscienza, come è successo a me, automaticamente quella persona si trasforma e non c'è bisogno di dirgli diventa vegetariano, è come dirgli diventa mistico, ma noi siamo già mistici, solo che lo abbiamo dimenticato. Quindi in realtà i maestri, Yogananda, ma anche Prabhupada, dicevano: noi dobbiamo dare alle persone un giocattolo più bello. Come fa la pubblicità? Tu come fai a togliere un prodotto? Gli proponi qualcosa di migliore. Cioè, scusa, tra la 500 e la Ferrari, tu scegli la Ferrari, se io te la porto a casa. Quindi non devo convincerti a mollare la 500. Il fatto è che queste persone, anche le religioni, non sanno proporre qualcosa di meglio e quindi usano la violenza, la minaccia, la repressione, la paura, eccetera, eccetera, no? Di E questo quindi è. torniamo con un altro consiglio, quello di fare del bene, fare l'amore, capire un po' queste energie che Vabbè. anche in India si parla di tantra, ma anche qui le posizioni, nel senso, è una parte, però giocare con le energie, anche se giocare detto impropriamente, ma averci a che fare, si capiscono delle cose magari. Guarda, il tantrismo ci sono, a parte che il termine tantra vuol dire trama, tessuto, no? Cioè, in realtà il tessuto della realtà, noi siamo in una matrix, che poi è la stessa cosa, matrix e tantra è la stessa cosa, alla fine, terminologicamente parlando. E questo tessuto, noi dovremmo capire come è fatto. L'energia sessuale è molto potente, anche perché permette di generare la vita, cioè permette a un'altra anima di incarnarsi, cioè è una potenza incredibile. Nelle vere civiltà, quando la coppia si univa, non si univano così a caso. Cioè l'atto sessuale veniva fatto con una consapevolezza talmente alta, con dei mantra, anche lì durante l'atto sessuale, tale da attirare delle grandi anime. Invece le persone così si uniscono, facciamo un figlio, quello che viene fuori, no. E così non sai che anima stai attirando. Invece, cioè, loro attiravano delle grandi anime. E non solo questo, cioè nelle grandi civiltà avevano una conoscenza sulla sessualità che noi abbiamo perso, i giovani hanno perso completamente. Cioè l'energia sessuale viene così sprecata, ma non dico in senso moralistico, cioè è veramente come avere una Ferrari e andarla a schiantare un muro, contro un muro, cioè uno spreco, cioè non ha senso. È una questione di educare, di dare gli strumenti, di dire quanto è potente questa energia e come la coppia sacra, che
che poi è Shiva Shakti, perché poi nell'unione tantrica reale, che può venire anche da solo, perché io il tantra lo posso fare anche da solo unendo dentro di me il maschile e il femminile, cosa che innanzitutto uno dovrebbe fare, se no non puoi unirti con un'altra persona, e se no soltanto lo sfruttamento, no? E vediamo queste coppie che alla fine si fanno solo del male perché sono, non hanno risolto la loro psiche, e quindi l'unione fisica è solo una forma di sfruttamento e stanno insieme solo perché usano il corpo dell'altro invece di far salire la kundalini. E anche qui il tantra è straordinario, però ripeto, ci sono testi tantrici shivaiti che andrebbero studiati, letti, cioè, ci sono dei mantra, è molto complesso il tantra vero. Chiedo alla nostra regia di farci vedere anche il tempo a nostra disposizione, vediamo un po' il timer. Sì, ce l'abbiamo ancora qualche minuto, perché? Perché quindi anche il mito di Platone, questo così magari diamo anche uno spunto a chi ci segue da casa, quello che hai detto prima, di trovare l'altra metà in se stesso, quindi quando ci si approccia a una relazione, non dare bisogni, dipendenze o cercare nell'altra persona, cercare prima all'interno e magari quando ci si è completati si ha anche più cose da dire per arricchire l'altro, no? Se no è soltanto una dipendenza, tu cerchi, come Freud aveva visto, tu cerchi che ne so, un riflesso di tua madre o di tuo padre, quello che non ti hanno dato nell'infanzia, tu lo pretendi dal compagno o dalla compagna, finché non hai risolto quelle cose, dopo la relazione è malata, ed è quello che vediamo in questa società. Cioè, capisci? Il punto è quello. E bisogna fare il lavoro su se stessi. Dopo, tutto il resto viene da sé. L'amore, i figli, cioè tutto si sistema. Ma se tu non hai capito questi blocchi e non li hai risolti energeticamente, allora non vai da nessuna parte. E dopo fai star male te e gli altri. E la società dopo vediamo il disastro che c'è. Mi piace una teoria che basterebbero poche coppie che si amassero realmente al mondo per salvare l'umanità. Assolutamente sì, assolutamente sì. Queste coppie ci sono state coppie straordinarie di livello di consapevolezza, che poi hanno dato al mondo anche dei mistici, perché i mistici sono nati anche da genitori che avevano una grande consapevolezza. Questo è un punto molto, poi questo è un'altra puntata magari. Un'altra puntata. Io guarda, intanto ti ringrazio, salutiamo e ringraziamo Valentino Bellucci, vediamo anche il tuo canale YouTube, lo mostriamo così potete andare ad approfondire, perché noi il nostro compito è seminare dubbi, aprire parentesi, ma poi viene tutto spiegato, di ogni cosa che abbiamo detto c'è tutta una spiegazione ultra mega tecnica che vi potete documentare ovviamente. E io ti ringrazio anche perché ti sei messo in gioco al nostro consueto gioco del non abbiamo scaletta. E quindi non solo non abbiamo scaletta, ma con te farò fatica a dare anche un titolo. Di solito il titolo delle nostre puntate viene dato alla fine, in base a come è andata gli diamo il titolo. E con te abbiamo aperto veramente tante parentesi e quindi io ti ringrazio e poi aiutaci a dare un titolo a tutto questo. Ah, potremmo chiamare le porte dell'anima, le porte dell'infinito. Abbiamo aperto tante porte, poi magari piano piano le analizziamo una per una, se vi va. Grazie di cuore. Grazie di cuore e grazie di cuore anche voi amici da casa che ci avete scelto anche questa sera. Noi andiamo in sigla, ma vi invito a cercarci su tutti i social, abbiamo anche Patreon, mi dicono dalla regia, e poi Facebook, ovviamente YouTube, ovviamente tutto ciò che è correlato a noi, anche Spotify mi dicono, e quindi cercate anche le puntate che vi siete persi ovunque. Noi ci vediamo alla prossima puntata, grazie per aver fatto finta che insieme a me e insieme a Valentino Bellucci.